Abbiamo stamattina la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare a carico di un soggetto che è stato raggiunto da indizi gravi per l'omicidio di questa ragazza ucraina di cui da diversi mesi si stava lavorando. E c'è un'articolata ordinanza del giudice su cui ora dirò qualche parola, insomma. Che cosa vi ha portato da questo segnale? La persona è un vicino di casa e c'è un contesto di tensioni, diciamo, tra lui e il convivente della ragazza. La ragazza si è evidentemente trovata nel mezzo a questa situazione e quindi, diciamo, le conseguenze sono state quelle che disgraziate, che, diciamo, insomma, un po' si temevano fin dall'inizio e che si sono in qualche modo, direi, delineate con sufficiente chiarezza nel momento in cui è stato fatto dalla Polizia di Stato, dalla scientifica, il lavoro di analisi dell'appartamento. Insomma. Ci sono degli elementi, diciamo, di prova generica e, diciamo, c'è anche qualche cosa di rilevante dal punto di vista della prova specifica, insomma. Diciamo che è un lavoro non peregrino, nel senso, dal punto di vista dell'impegno, insomma, ecco, portato avanti con tenacia dal collega Celano, che l'ha seguito, come dire, con grandissima volontà e attenzione. La Polizia di Stato ci ha lavorato giorno e notte per un bel numero di giorni, insomma, ecco, direi più o meno quasi ininterrottamente, poi supporto della scientifica, poi, insomma, qualcosa di telecamere, qualcosa di celle, insomma, diciamo che effettivamente un pochino si è messo in campo tutti questi elementi che ormai, insomma, come avete visto anche dall'episodio precedente, costituiscono ormai un pochino il connettivo di queste indagini sugli omicidi, insomma, ecco.